Siamo pronti? Prego, Claudio Giamini, via. Un attimo che arriva il Gran Maestro aggiunto. Dov'è? Attendiamo ancora un attimo. Un attimo solo. Un minuto, allora. Anche di meno. Insomma, c'era una volta Heinz che correva 100 metri in 9 secondi e 9. Ora non so a quanto siamo arrivati. Guarda che passo. Dov'è? Di fronte a te. Di fronte a me? Sì, sì, è già arrivato. Ora appare. Gran Maestro aggiunto, l'eccitazione che ha provocato in tutti noi il recupero di queste carte, di questo primo faldone, ci ha alleggerito il peso e quindi corriamo. Prego. Bene, a questo punto penso che possiamo cominciare. Buon pomeriggio e benvenuti nel Tempio dove si tiene la Gran Loggia del Grande Oriente d'Italia, che in quest'anno 2017, in cui ricorrono i 300 anni della massoneria moderna, ha scelto come tema la memoria del passato, le radici nel futuro. Nei prossimi minuti renderemo omaggio a due massoni contemporanei con video e testimonianza diretta per ricordare due figure esemplari del nostro paese. Avremo poi il saluto del viceministro Riccardo Nencini e concluderà il Gran Maestro Stefano Bisi con la sua allocuzione. Vi invito poi a trasferirvi nella sala dell'anfiteatro al primo piano di questo palacongressi per seguire subito dopo il concerto di Diego Campagna, la chitarra poetica, e poi la conferenza concerto Wolfgang Amadeus Mozart, musica massonica, con tra gli altri Giacomo Fornari come relatore. Iniziamo quindi con il primo importante momento in cui il Grande Oriente d'Italia, Palazzo Giustiniani, si vuole soffermare su due alfieri delle libertà, con il ricordo di Arnoldo Foà ed Enzo Maiorca, due nomi ben conosciuti che hanno fatto parte della comunione massonica, il primo grande attore con esperienze a tutto campo, anche come doppiatore, poeta, pittore, scultore, che con forte passione civile e libertà di pensiero ha dato lustro al nostro paese. Fu iniziato nel 1947 nella loggia Alto Adige di Roma. Ci ha lasciato a 98 anni l'11 gennaio 2014. Questo pomeriggio abbiamo insieme a noi la figlia di Arnoldo Foà, Rossellina. Quindi a questo punto prego, facciamogli un applauso naturalmente. Prego a questo punto la nostra regia di farci vedere il primo contributo video, appunto, di Arnoldo Foà, che recita la poesia Letter to the Sun, in Italia è nota anche come Se, If, del fratello Rudyard Kipling. Quindi Arnolfo Foà. Se riesci a non perdere la testa quando tutti intorno a te la perdono e ti mettono sotto accusa. Se riesci ad aver fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te, ma a tenere nel giusto conto il loro dubitare. Se riesci ad aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato a non rispondere con calunnie, o essendo odiato a non abbandonarti all'odio, pur non mostrandoti troppo buono né parlando troppo da saggio. Se riesci a sognare senza fare dei sogni i tuoi padroni. Se riesci a pensare senza fare dei pensieri il tuo fine. Se riesci, incontrando il successo e la sconfitta, a trattare questi due impostori allo stesso modo. Se riesci a sopportare di sentire le verità che tu hai detto distorte da furfanti che ne fanno trappole per sciocchi, o vedere le cose per le quali hai dato la vita distrutte e umiliarti, ricostruirle con i tuoi strumenti ormai logori. Se riesci a fare un solo fagotto delle tue vittorie e rischiarle in un solo colpo a testa o croce e perdere e ricominciare da dove iniziasti, senza mai dire una parola su quello che hai perduto. Se riesci a costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi
a sorreggerti, anche dopo molto tempo che non te li senti più, ed a resistere, quando ormai in te non c'è più niente, tranne la tua volontà che ripete resisti. Se riesci a parlare con la canaglia, senza perdere la tua onestà, e a passeggiare con i re senza perdere il senso comune. Se tanto nemici che amici non possono ferirti, se tutti gli uomini per te contano, ma nessuno troppo, se riesci a colmare un inesorabile minuto con un momento fatto di 60 secondi, tu hai la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che più conta, sarai un uomo, figlio mio. Come vi dicevo, questa sera abbiamo insieme a noi la figlia di Arnoldo Foà Rossellina. Abbiamo sentito la sua bellissima voce, ricordiamo la sua arte scenica. Io la prima volta che mi ricordo suo padre fu nell'interpretazione della Freccia Nera nel lontano 1968. Noi abbiamo questo ricordo pubblico di Arnoldo Foà. Lei invece come lo ricorda? Beh, io intanto la Freccia Nera non l'ho mai potuta vedere, perché lui diceva: se sono cattivo in televisione quando mi vedono, che sono sempre lontano da casa, penseranno che sono cattivo davvero, quindi non ho avuto questo piacere. Però sono molto commossa di essere con voi oggi, sono molto emozionata perché insomma è stato bello scoprire tutta quest'altra parte di papà che non conoscevo, e quindi ringrazio ancora tutti, il Gran Maestro e tutti voi per questa occasione, per ricordarlo, perché penso che è da poco che se n'è andato, ma così resta vivo insieme a noi. Noi la ringraziamo e gli facciamo il nostro applauso. Prego Rossellina, venga. Venga insieme a me qui al centro del palco, perché il Gran Maestro Stefano Bisi le vuole fare veramente un omaggio. Noi facciamo oggi quello che avremmo dovuto fare quando il fratello Arnoldo Foà era in vita, cioè attribuirgli la massima onorificenza del nostro ordine, cioè l'ordine di Giordano Bruno. Lo faccio io nei suoi confronti, nel ricordo del nostro fratello Arnoldo e di suo padre Arnoldo. Questo è il diploma e ho l'onore di poterle grazie a lei, ci ha fatto molto onore che è venuta per ricordare un nostro fratello che abbiamo amato come lui amava il Grande Oriente d'Italia. Grazie di nuovo, grazie. Quindi grazie a Rossellina Foà. E con Arnoldo Foà, il Grande Oriente d'Italia, Palazzo Giustiniani, vuole ricordare questo pomeriggio anche Enzo Maiorca, scomparso il 13 novembre 2016, che fu iniziato nella loggia Archimede della sua città, Siracusa, nel 1977. Grande amante del mare e della sua profondità, più volte detentore del record mondiale di immersione in apnea, per questo chiamato il re degli abissi. Impegnato anche nel sociale e in politica, ha unito la sua grande passione al tema della salvaguardia dell'ambiente marino e naturalistico. Dovrebbero esserci questa sera con noi anche, ci sono la signora Maria e la figlia Patrizia di Enzo Maiorca. Se ci sono, le prego di raggiungermi. E a questo punto, come abbiamo dedicato uno spazio video ad Arnoldo Foà, lo facciamo anche ad Enzo Maiorca, che ci parla del suo amore per il mare, del suo amore per la conoscenza, del suo amore per gli affetti a lui più cari. Quindi prego la regia di mettere in onda il contributo video. Il mare per me
diciamo che parte della mia vita, parte integrante della mia vita, perché vede, io da bambino abitavo proprio in riva al mare e questa casetta in cui abitavo aveva una terrazza che si apriva sul mare largo. Io mi ricordo, avrò avuto, non so, 3 anni, 4 anni, non di più, passavo delle ore intere a contemplare il mare e mi chiedevo tante volte chissà che cos'è che c'è sotto la pelle del mare. Soltanto che allora io ero piccino e non esistevano neanche mezzi per andare giù. Finché ho avuto la possibilità di trovare una maschera antigas che ho adattato all'attività subacquea, e con questa ho dato la prima guardata al mare verticale. Ed è stato un innamoramento a prima vista. Io andavo sott'acqua e vado tuttora sott'acqua soltanto per aggiungere dei tasselli di conoscenza alla conoscenza che ho di me. Perché vedete, tante volte mi dicevano, ma chi te lo fa fare? Perché vai giù? Ci puoi restare? E sa, queste domande il segno lo lasciano nella psiche e nella mente di un uomo. Perché me le ripetevo soprattutto la notte prima delle immersioni profonde, me le ripetevo, si affacciavano in me spontaneamente e cercavo di dare la spiegazione più plausibile per me stesso, finché sono riuscito a trarre la conclusione che se andavo per mare era per conoscere me stesso. D'altro canto, vede, è una storia vecchia quanto il mondo, perché ci fu qualcuno che sul frontone del tempio a Delfi scrisse "Gli notis autonomi", conosci te stesso, e da allora l'uomo è alla ricerca di questa conoscenza. Talvolta ci riesce, talaltra non ci riesce, le vie per arrivare a questa conoscenza sono infinite. Maria sempre, come seguiva me in mare, così ha sempre seguito anche le sue figlie e le nostre figlie. Maria ama e amava il mare tanto quanto l'amavo io, tanto quanto l'amo io tuttora. D'altro canto, quando noi ci siamo sposati, in viaggio di nozze siamo stati in posti dove il mare l'ha portata di mano, cioè Ischia, Capri, e Maria, io ho insegnato a Maria a ben nuotare, perché Maria si teneva a galla, ma nuotare non è che sapesse nuotare tanto bene. Però lei in compenso, circa 6 anni prima di sposarci, mi ha regalato la prima maschera subacquea seria, degna di tal nome, che esistesse allora. Bellissimo. Bene, grazie. Come vi dicevo, bello questo, questa intervista, questo ricordo di Enzo Maiorca. Venite pure piano piano qui sul palco centrale. Come vi dicevo, questa sera abbiamo insieme a noi la moglie di Enzo Maiorca, Maria Gibino, e la figlia Patrizia. Quindi la signora Maria ha detto: io sono molto commossa, però questo è l'applauso che le riserviamo e che riserviamo anche naturalmente a sua figlia. E quindi il ricordo di Enzo Maiorca lo fa la signora Patrizia. Buonasera a tutti, intanto grazie. Lo faccio il ricordo di papà brevemente con quello che mi è venuto in mente mentre ero seduta lì e guardavo la sua intervista. Dovete sapere che quando eravamo piccine, mia sorella Rossana ed io, papà aveva un'abitudine. E la sua abitudine era quella, appena finiva di lavorare, quindi nel primo pomeriggio ci veniva a prendere, e fiufì, fischiava. E questo fischio echeggia ancora nelle mie orecchie. Era la sua maniera per richiamarci. E noi
letteralmente volavamo dalle scale. La sua abitudine era quella di portarci a fare una passeggiata in campagna ogni pomeriggio. E andavamo quindi in una campagna, ovviamente sul mare, pochi chilometri a sud di Siracusa. E noi eravamo bimbe piccole e la nostra passeggiata si svolgeva lungo il mare, tra l'azzurro del mare e il verde della macchia mediterranea. Per noi era una, per le bambine di città era un ricaricarsi, una ricarica di tutti i colori della natura. Un giorno, eravamo piccine, ed era una giornata di, sarà stato dei primi di novembre, però calda come capita frequentemente da noi in Sicilia. E noi, neanche a farla apposta, avevamo dimenticato le borracce dell'acqua. Eravamo arrivate ormai quasi alla fine del nostro percorso e ovviamente avevamo iniziato a lamentarci perché avevamo sete. Ebbene, papà ebbe una trovata di ingegno, una trovata geniale, direi. Ci cominciò a raccontare di come vivessero gli Spartani, di come si privassero apposta per fortificare il corpo e lo spirito. E ci disse che se noi saremmo arrivate senza lamentarci alla fine della nostra passeggiata, allora avremmo potuto fregiarci del titolo di spartane. Ebbene, l'essere spartane è stata, come dire, il nostro modo di vivere per tutta una vita. Perché ho voluto ricordare oggi papà così? Perché in questa maniera, secondo me, si sottolinea quella che è stata la sua, quella che per me è la sua più grande lezione di vita. Che per essere felici non occorre niente, se non o comunque molto poco. Essere in pace con la propria coscienza, essere certi di essersi comportati rettamente e poi un raggio di sole che ti scalda la pelle, la vista che si perde sopra la nostra meravigliosa natura e il cuore scaldato da un affetto sincero al tuo fianco. Nient'altro. Grazie. Grazie per queste bellissime parole. Grazie Patrizia. Grazie alla signora Maria. Spostiamoci un pochino più verso il centro, pian piano. Ecco qua. Aspettiamo perché anche a voi il gran maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi, ha riservato anche un riconoscimento. In questo caso è un riconoscimento tardivo, però sono molto onorato di attribuire l'onorificenza Giordano Bruno alla memoria ad Enzo Maiorca. Ho visto negli occhi di quest'uomo tanto amore per lei, quando era reciproco, mi dice la signora, e soprattutto quando ho letto negli occhi di Enzo Maiorca anche molta commozione quando ha parlato di figlie. Eravamo una famiglia, una vera famiglia, lo siamo ancora. E lo siete ancora, lo siete ancora. Allora il diploma lo consegno alla figlia e a lei faccio indossare questo collare che sicuramente Enzo Maiorca, un mito per quelli della mia età, avrebbe indossato volentieri. Grazie a lei. Il nostro ringraziamento a Rossellina Foà, Maria Gibinio e Patrizia Maiorca per averci dato la possibilità di rendere omaggio proprio ad Arnoldo Foà e Enzo Maiorca, come abbiamo detto, due alfieri delle libertà. E adesso è il momento del saluto portato da Riccardo Nencini, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prego quindi di prendere la parola. Vorrei però prima, scusa, interrompo. Scusate, Riccardo, non me l'avevano detto. Cioè,
devi attendere ancora un minuto, c'è l'assessore del comune di Rimini, la città che ci ospita ormai da anni, lo invitiamo a portare un saluto. Questa volta viene prima il comune del governo, può darsi... Abbiamo riscattato tanti amministratori locali che si vedono sempre scavalcati. Prego. Allora lo facciamo presentare in diretta. Assessore, come si chiama? Mattia Morolli. Mattia Morolli, assessore al? Alla scuola, politiche giovanili e periferie del comune di Rimini. Grazie per il suo intervento, le metto il microfono. Buonasera a tutti, benvenuti nella città di Rimini, illustri ospiti, porto il saluto dell'amministrazione comunale per quello che ormai è un nostro e un vostro tradizionale evento e manifestazione. Devo dire che per chi la vede da fuori questa situazione e per chi è come me adesso al momento di vederla da dentro, è il superare luoghi comuni, situazioni, è un momento di trasparenza e di vedere quello che effettivamente viene fuori, quello che si svolge. Quindi anche un percorso in cui, se è vero che il credo è la libertà dell'uomo, allora la libera scelta è quando si conosce davvero. So che per voi saranno 3 giorni molto importanti di confronti, di presentazioni, di ricordi, in quello che è un appuntamento importante soprattutto per la nostra città e per la vostra comunità. Quindi ribenvenuti, è un piacere per Rimini accogliervi in quella che è una delle, in quello che è il principale palacongressi in Italia, e soprattutto buon lavoro. Grazie. Grazie assessore. Grazie all'assessore del comune di Rimini, e a questo punto il saluto portato da Riccardo Nencini, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti. Grazie. Grazie, buonasera. È la seconda volta che sono ospite vostro. Sono venuto 2 anni fa a ricordare assieme a voi un caro, né compagno né amico, una persona che è morta per la libertà, Becciolini, 1922, assieme ad altri fiorentini con alla testa l'avvocato console. Io non appartengo alla vostra comunione e però conosco come voi il sapore della libertà e la salita che le minoranze devono percorrere ogni giorno per rincorrere la libertà, sempre molto più difficile. Un grande poeta fiorentino, Mario Luzzi, ricordava che la libertà è una palestra nella quale bisogna recarsi ogni giorno. La libertà non è un cadeau, non è un regalo, non è octroyer. È una parte che va di noi, che bisogna conquistare costantemente. Lo dico non in omaggio all'amico Stefano Bisi, e però la storia non può essere cancellata. La libertà, come la scriviamo oggi, nacque per l'appunto proprio a Siena, attorno alla metà del 200, ma con un significato diverso. La scrisse un mercante senese che lavorava con la Francia. Scrisse sul suo libro contabile: «Oggi traggo libertade». Era diventato un uomo libero perché aveva saldato un debito. Noi abbiamo dato un significato diverso a questa parola, e il primo che dà un significato diverso è Dante nel Paradiso, quando scrive: «Lo maggiordom che Dio per sua larghezza fesse creando fu della volontà la libertade, il libero arbitrio». Ciascuno di noi si metta, ciascuno di noi venga messo nella condizione di essere libero delle proprie scelte. Questo si porta dietro, come capite perfettamente, il significato più moderno delle libertà: la libertà della scienza, la libertà della ricerca, la libertà della conoscenza, la libertà di pensiero e, viva Dio, anche la libertà di associazione, per la quale i nostri nonni e le nostre bisnonne sono morti e sono morte nelle piazze e hanno lottato nei parlamenti di mezzo mondo.
Non appartengo alla vostra comunione, e però so bene come, soprattutto in alcune faglie della storia, essere eretici sia sempre complicato, ma sia obbligatorio provare ad essere eretici. Chi sta qui nelle due grandi rivoluzioni del Settecento, quella francese e quella americana, non avrebbe scelto il giacobinismo di Robespierre, sarebbe stato dalla parte dei rivoluzionari americani. Vuol dire che ci sono strade, storie che molte comunità nella loro vita hanno condiviso. Noi abbiamo infisso nella nostra Costituzione questo diritto. È un diritto che rappresenta anche un dovere, con un lato forte, mazziniano, quello dei diritti e dei doveri che dovrebbero coincidere, perlomeno secondo l'etica della responsabilità che ciascuno di noi deve portare. Ma qui è di casa anche la libertà scelta come ricerca della conoscenza. Senza la conoscenza non può esserci libertà. Chi conosce più parole del vocabolario vince sempre, sempre, diceva mia nonna, e aveva perfettamente ragione. Oggi è un tempo dove bisogna cominciare a declinare la libertà in una condizione diversa, quella della globalizzazione. Ci sono molti modi per farlo, ma noi ne abbiamo uno solo, quello di consentire al multiculturalismo di vivere fra di noi, ma difendendo la libertà dei valori occidentali, dove la parità fra i due sessi, fra uomo e donna, deve essere statuita per legge e per educazione. Tertium non datur. Aveva ragione, e concludo ricordandolo, aveva ragione forse il più eversivo dei teorici della libertà. E provo a spiegare perché. Berlin, quando scrive, la libertà è il diritto di resistere, è il diritto di essere impopolari, è il diritto di sostenere le tue convinzioni per il solo fatto che sono le tue convinzioni, senza altra giustificazione. E invece in questo tempo, ed accade sempre nel sonno della ragione, si è aperta la caccia motivata da finti buoni argomenti. Riguarda molte comunità, riguarda molte storie, ma alla fine di questa strada c'è sempre una lesione della libertà. Di fronte a questo bisogna battersi con le forze che si hanno, perché la libertà non è merce di scambio per nessun pugno di voti. Buon lavoro. Anche a Riccardo Nencini, che ringraziamo, il maestro, il maestro Stefano Bisi darà un riconoscimento. Noi liberi muratori del Grande Oriente d'Italia attribuiamo un'onorificenza a chi non appartiene al Grande Oriente d'Italia, e purtroppo Riccardo Nencini non appartiene al Grande Oriente d'Italia. Sono ancora vivo e becero, Sei ancora in tempo, sei ancora in tempo. Noi attribuiamo l'onorificenza Galileo Galilei. Prima di te l'ha ricevuta il dottor Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa. Quindi credo che tu sia in buona compagnia. Assolutamente. Grazie, grazie.